Signori e signore, amici e amanti della musica, a voi tutti il mio più cordiale buonasera. Benvenuti in questa cornice un po' diversa dal solito, ma a mio parere bellissima. È un piacere ritrovarvi qui dopo 2 anni di stop e con emozione che vi saluto questa sera. Sono più emozionata del solito perché, insomma, la ripresa è sempre una bella emozione, no? Quindi, insomma, stiamo cercando di riprendere la nostra vita in modo normale e il concerto di questa sera un pochino testimonia questa cosa. Ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio il vice sindaco Anna Maria Scrima, ringrazio Vittorio Granisso e Rosanna Perraccia, gli assessori del comune. È giusto? Rosanna Perraccia. Ho fatto un macello, perfetto. Ok. Ah, ben, allora non sono solo io. Fantastico. E ringrazio Don Dino, che l'ho visto tra di noi. Buonasera. Il presidente del consiglio comunale Gino Cipriano. Ringrazio la Croce Verde perché è qui con noi anche questa sera per l'assistenza. Grazie mille per quello che fate. E che dirvi? Niente, io sono contenta di vedervi qui. Ringrazio Anna Maria Morsone e Marco Oberto, che sono padrino e madrina uscenti. Hanno mantenuto la carica 2 anni loro, sono degli eletti. Sono degli eletti. E ringrazio Laura Moroni e Aldo Serra, che sono il padrino e la madrina entranti di quest'anno. Grazie, mille grazie a voi per l'impegno e per l'amicizia che avete dimostrato alla Società Filarmonica. Un ringraziamento anche a tutti gli ex padrini e madrine, che so che qua in mezzo sicuramente qualcuno c'è, li ho visti, anche se ho i fari negli occhi, ma qualcuno mi è parso di aver riconosciuto. Questa sera, prima di andare avanti, mi permetto solo di aggiungere una cosa. Questo concerto, la Filarmonica di Alpignano, così, in questo concerto vuole ricordare uno di noi che è mancato l'anno scorso, per il quale non abbiamo potuto fare nulla, e vogliamo solo ricordare Rino Petrelli. Tutto qua. Lascio un attimo la parola al nostro vice sindaco. Buonasera a tutti. Ringrazio la Società Filarmonica di Alpignano per il gradito invito, la ringrazio personalmente anche a nome di tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio anche tutti voi che stasera siete numerosi e avete voluto condividere con noi e con la Società Filarmonica questo momento magico, di notte magica d'estate, nonostante la calura che oggi ci ha coinvolto, però siamo qui per goderci un momento di spensieratezza. Questi mesi sono stati lunghi e difficili. La musica unisce, ci tiene insieme nei valori più profondi. Voglio ringraziare soprattutto la Società Filarmonica per l'impegno che comunque ha mantenuto nonostante la difficoltà della pandemia, perché immagino che continuare a insomma a suonare, a fare le prove non sia stato assolutamente semplice per loro. Nonostante questo, però, sono sempre vicini all'amministrazione comunale con grande impegno e con grande costanza. Quindi godiamoci questa serata, pensiamo anche a quelli che non ci sono più, che ci hanno già lasciato e sono in cielo e che comunque con noi, secondo me, si godranno questa bellissima serata. Auguri a tutti per ogni bene da qui in avanti. Grazie.